Da sempre ci poniamo grandi interrogativi. Come fa il caffè a prevenire Parkinson e Alzheimer? Perché la cottura aumenta il potere antiossidante del pomodoro? Lo sapevi che l'ananas è un antinfiammatorio naturale? Ma soprattutto, cosa mettiamo nel vetro? Una buona raccolta differenziata permette di raccogliere dell'ottimo vetro. Poche ma fondamentali attenzioni consentono di riciclarlo all'infinito. Prima regola: niente ceramica, cristallo e vetroceramica tipo Pyrex nel vetro. Un solo frammento di ceramica o cristallo può compromettere il riciclo del vetro, producendo contenitori troppo fragili. Seconda regola: niente intrusi nel vetro. Lampadine, neon e specchi vanno trattati separatamente. E anche i sacchetti non sono vetro. Terza regola: svuotiamo i contenitori. Non serve pulirli, ma bisogna togliere tutto quello che è possibile. Tutto chiaro quindi? No cristallo, zero intrusi e contenitori vuoti. Tre regole, un grande risultato. Non c'è riciclo senza qualità, e la qualità dipende da noi.